Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Sicuramente la maggior parte di voi avrà notato come nella quasi totalità dei comuni italiani sia presente una via Roma. Come mai? Beh, certamente Roma è la nostra capitale, però c'è una motivazione ben precisa delegata alla data di oggi, 28 ottobre. Infatti il 28 ottobre 1922, 99 anni fa, avveniva la celebre marcia su Roma, evento che appunto portò il regime fascista, come noto, al potere. Nel decennale di quell'anniversario, quindi nel 1932, il governo di Mussolini decise di ordinare a tutti i podestà, quindi i sindaci dei vari comuni italiani, di intitolare una strada del loro paese proprio a Roma, in ricordo appunto dei 10 anni della marcia su Roma. E così avvenne anche a Gariano. Via Roma è proprio la via principale del paese e questo giustifica anche il grosso rumore che potete sentire durante questo video. Adesso vi porterò in un altro luogo di Gariano che, almeno ai tempi del fascismo, rimandava alla data fatidica del 28 ottobre 1922. Ed eccoci a poche centinaia di metri dalla targa di via Roma, ci troviamo esattamente all'ingresso dell'abitato di Gariano, in quello che oggi si chiama Piazzale Boldini. Come potete vedere ospita la fermata delle Corriere, ma al tempo del regime si chiamava proprio Piazzale 28 ottobre, in ricordo proprio dell'anniversario, il 28 ottobre 1922, della marcia su Roma, evento che nel gergo fascista era definito il culmine della rivoluzione fascista, appunto il biennio, il cosiddetto biennio nero, che portò poi il fascismo al potere fino al 1943 e con la caduta del regime a seguito della guerra ormai perduta. Piazzale Boldini, come mai? Come mai appunto si decise di chiamare così quello che un tempo era piazzale 28 ottobre, quindi un piazzale con un nome tanto simbolico per il fascismo? Bisogna andare a vedere questa targa, tra l'altro come potete vedere c'è anche una bella panoramica, bellissima, sull'Alto Garda bresciano. Questa è l'altra sponda, l'Alto Garda veronese. Bene, dicevamo questa targa. Allora, la decisione venne ovviamente presa nel dopoguerra e si decise di dedicare questo piazzale, ex 28 ottobre, a Mario Boldini, partigiano. Questa persona non era di qua, non era un garnianese, era un sempre bresciano di Ospitaletto, come recita appunto questa targa, che è stata posta pochi anni fa. Era quindi appunto di un altro paese della provincia di Brescia. Durante l'8 settembre, quindi durante i giorni molto confusi, disastrosi per l'esercito italiano del settembre 1943, egli era a Roma come aviere, quindi soldato semplice dell'aviazione, per farci capire. E appunto, come tanti, decise di lasciare la sua postazione perché tanto ordini non ce n'erano, l'esercito era completamente nel caos perché l'alto comando, la corte, il re, il governo erano tutti scappati appunto senza lasciare a disposizione, quindi anche lui decise di tornarsene nella sua provincia di Brescia, ma decise di unirsi ai primi nuclei di partigiani per contrastare appunto i tedeschi che stavano scendendo, appunto stavano prendendo possesso del centro nord, tutta l'Italia non ancora occupata dalle truppe anglo-americane che salivano e si trovavano poco a sud di Napoli in quel momento. E da notare appunto come egli si unisse non a formazioni particolarmente politicizzate, bensì appunto a formazioni chiamate Fiamme Verdi. Si trattava di ex militari, appunto nel suo caso un aviere, Fiamme Verdi, perché per la maggior parte comprendevano ex alpini. Appunto le fiamme sono le particolari mostrine, i particolari, come definirli, insomma, le mostrine sono appunto gli attributi, ecco, sulla giacca che dimostrano il reparto. Sono verdi per gli alpini, cremisi per i bersaglieri, erano nere per gli arditi, quindi reparti assalto, eccetera eccetera. E quindi appunto erano queste formazioni militari di ispirazione democratico-cattolica e quindi appunto certamente non a bande socialiste o comuniste, che peraltro qui in zona nel bresciano erano già, le bande erano abbastanza scarse soprattutto da queste parti, nella parte del lago, molto più chiaramente erano verso le montagne più alte, la Valsabbia, quindi montagne alle spalle di Salò, la Valtrompia, montagne alle spalle di Brescia, e la Valcamonica, chiaramente la parte più nord e più impervia della provincia di Brescia. E comunque, appunto, come vi dicevo, già bande in generale in zona ce n'erano poche, soprattutto appunto, e ancor meno c'erano di ultrapoliticizzate, socialiste o comuniste. Mario Boldini appunto quindi entra a far parte, giovanissimo, era la classe 1922, nel 1944 fa appunto parte di questa banda che ha preso posizione sulle montagne qui intorno,
Ma purtroppo si tratta di una banda non molto esperta, perché nel gennaio appunto 1944 i partigiani si trovano in un casolare, chiaramente neve alta, bufera che imperversa di fuori, e avviene un grave incidente. Un aereo inglese che doveva rifornire con un aviolancio, quindi paracadutando materiale per i partigiani, sbaglia e non lancia appunto il materiale vicino alla base dei partigiani sul monte che si chiama Monte Spino, ma sbaglia appunto e di pochi chilometri chiaramente, però già dall'altra parte del crinale, nel paese Val Sabino di Vobarno. E la popolazione di Vobarno chiaramente si trova a una quantità di abiti, sigarette, viveri di vario tipo, certo anche alcune armi e munizioni e perfino una radio, e quindi cosa fa? Ovviamente non si lascia scappare questo ben di Dio, che già erano paesi abbastanza poveri in tempo di guerra, figuriamoci, quindi, e poi si era anche pieno inverno, e quindi si decise appunto, la popolazione decise di prendersi tutto questo ben di Dio venuto dall'alto. I partigiani chiaramente scesero dalla montagna, cercarono di recuperare i loro materiali, che appunto erano stati lanciati dagli inglesi, e dovettero anche farsi valere sulla popolazione di Vobarno, quindi armi in pugno, usare maniere forti e farsi ridare la roba. Soprattutto cercavano la radio, perché chiaramente era utilissima per i collegamenti con le truppe alleate e con le altre bande partigiane, ma questa purtroppo non venne mai ritrovata. I vobarnesi, essendo, come dire, rimasti scottati da questa sistemi appunto utilizzati dai partigiani per riprendersi il loro materiale, decisero di allertare i carabinieri e quindi appunto di segnalare la presenza di attività partigiana nella zona. I carabinieri di Vobarno allertarono la milizia, quindi il braccio armato del partito fascista di Garniano. Questi salirono appunto dalla montagna passando per una via alternativa, quindi non la via principale, aggirarono la posizione, appunto, erano molto ben addestrati nel contrasto delle bande partigiane, e quindi appunto aggirarono il casolare che fungeva da base della banda di Boldini, sorpresero i partigiani che erano all'interno senza ingenuamente lasciare guardie fuori, ma dopotutto il clima era veramente insopportabile, nessuno si aspettava un attacco. Si trovavano appunto tutti all'interno del casolare a macellare un mulo, quindi poveretti, stavano praticamente anche morendo di fame, e vennero tutti catturati. Mario Boldini venne portato a Garniano, torturato nel locale comando delle SS, che appunto ricordiamo erano qui presenti perché qui a Garniano si trovava il capo dello Stato, sì, capo dello Stato, la più cosiddetta italiana, Benito Mussolini, e torturato appunto perché rivelasse i dettagli della sua organizzazione partigiana. Boldini ovviamente non si fece scappare neanche un dettaglio su questa cosa, venne picchiato molto a lungo e visto che non se ne cavava nulla, e visto che ormai è stato catturato, venne dato in mano alle truppe italiane, a quella famosa Legione M, Guardia del Duce della Guardia Repubblicana, della quale vi ho spesso parlato, quindi il reparto proprio preposto alla guardia di Mussolini, e il 14 gennaio 1944 fucilato poche centinaia di metri a nord dell'abitato di Garniano, in località Casel della Tor, nella zona che è appunto la zona a nord di Garniano, dove iniziano le gallerie della Gardesana che portano alcuni chilometri più a nord al celebre paese di Limone, l'ultimo paese della provincia di Brescia sull'Alto Garda bresciano, appunto, dopodiché inizia il Garda Trentino. E Boldini appunto venne fucilato, sommariamente sepolto dai fascisti, e dopodiché coraggiosamente il parroco di Garniano, insieme ad alcuni aiutanti, andò a recuperarne il corpo, e Boldini venne sepolto in una tomba qui nel cimitero di Garniano, dove è tuttora sepolto appunto. E quindi dopo la guerra si decise di intitolare questo piazzale, che prima era piazzale 28 ottobre, quindi un piazzale fascistissimo, appunto a una vittima del fascismo, questo partigiano Mario Boldini, che a poco più di 20 anni era venuto a morire qui a Garniano. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. Mi scuso come sempre se sono stato magari un po' aggrovigliato, però appunto sono argomenti comunque complessi e necessitano comunque anche di un certo approfondimento. Vi do appuntamento alla prossima volta. Mi raccomando, come sempre, se il video vi è piaciuto, gli argomenti vi interessano, di lasciare un like e iscrivervi al canale appunto per rimanere sempre aggiornati. Vi lascio in descrizione il link che vi porterà ai link dei miei vari profili: profilo Instagram, profilo Instagram della pagina, profilo TikTok, per rimanere sempre aggiornati. Appunto, anche lì spesso pubblico
brevi aneddoti che magari non pubblico qua su un lungo video di YouTube. Grazie, buona serata, alla prossima.